tutti voi genitori e a tutti i miei bambini. Sono l'educatrice Angela Drago dell'asilo nido Il Rallo. Ci ritroviamo nuovamente insieme per proseguire nel nostro percorso didattico legato appunto al progetto del nido, il progetto Riciclando. Oggi, cari genitori, vi volevo proporre la costruzione del pannello sensoriale realizzato con del materiale di riciclo di facile reperibilità, tutto quello che voi insomma trovate nelle vostre case. I pannelli sensoriali sono delle strutture che si trovano in tutti i nidi e che permettono al bambino di giocare, dei quali loro sono molto entusiasti, e gli permettono di sviluppare quelli che sono i propri sensi. Sono dei pannelli che incuriosiscono e attirano l'attenzione dei bambini. La loro utilità è nel presentare e avvicinarli alla scoperta della vita pratica e alla scoperta di materiali diversi. Queste strutture i bambini possono giocare negli spazi chiusi. Ecco, a tale proposito io vi consiglio di creare un angolino nella vostra casa dove mettere questo pannello anche attaccato al muro, ma sempre all'altezza del bambino, in modo che lui possa accedere con facilità e appunto giocare. Ecco, dicevo, giocare, ma non solo giocare, ma lavorare su quello che è il suo sviluppo, suo sviluppo sensoriale. Questi si rivelano, hanno delle finalità, hanno tantissime finalità. Giocare col pannello sensoriale serve a tante cose. La varietà degli oggetti che noi troviamo dà la possibilità al bambino di sperimentare sensazioni differenziate, attivano e stimolano la concentrazione, l'attenzione, le capacità cognitive, la creatività, e soprattutto favoriscono anche la manualità, la motricità fine della mano. Il bambino impara a muovere la mano, le dita, e ottenere anche una buona coordinazione occhio-mano. Ecco, detto questo andiamo a vedere un po' con che cosa io ho realizzato questo pannello. Allora, qui abbiamo diversi tipi di stoffa. Io ho messo qua del raso, per esempio, del velluto, abbiamo il tulle, ecco, il bambino può toccarne e ne può sentire la diversa consistenza. Ho messo poi della carta di alluminio, ho messo della carta di caramelle, la carta forno, il cortoncino ondulato. Ho preso le classiche spugnette da cucina che tutti noi troviamo in casa e le ho poste dall'uno e dall'altro lato. Il bambino, tramite il tatto, le toccherà la superficie e ne sentirà appunto il ruvido e il liscio. Ho anche trovato un sacchetto profumato con vari fiori. Il bambino lo può toccare e ne può sentire la profumazione. Poi ho preso una catenella, questa catenella col quale il bambino potrà giocare, potrà manipolare, ne potrà sentire il suono e potrà constatarne anche la sua durezza. Ci sono inoltre delle finestrelle che il bambino può aprire e chiudere a proprio piacimento, questo per affinare sempre la sua manualità, e così anche abbiamo un nastrino che lui può slegare. Poi ho preso del cotone idrofilo per dare la sensazione al bambino del morbido. Accanto ho messo una costruzione dura. Ecco, il bambino quindi percepirà la morbidezza e la durezza. Ho messo anche uno specchietto nel quale il bambino può specchiarsi e quindi vedersi, stimolando appunto quella che è la percezione visiva, delle cannucce colorate che il bambino, con le quali il bambino può giocare infilandole, estraendoli e muovendoli, per esempio, affinando sempre quella che è la motricità fine della mano, che sappiamo tutti è una cosa importantissima, che servirà nella vita al bambino per poi, ecco, gli darà le basi per imparare a vestirsi e a lavarsi i denti, a scrivere, eccetera. Ecco, cari genitori, io credo di avervi un po' spiegato in linea generale come può essere fatto un pannello sensoriale. Poi potete farlo come a voi piace di più, potete mettere tutti gli oggetti che voi volete, non necessariamente questi. Io adesso vi mando un saluto e mi auguro appunto di esservi stata d'aiuto e avervi dato dei consigli utili a farvi trascorrere qualche oretta con i vostri bambini, per ora naturalmente tutti a casa.
Vi mando un saluto e a presto.